Rodriguez 2012 è tutto pronto per la quinta edizione del Festival Internazionale del Cortometraggio a Roma, quest'anno all'Auditorium della Conciliazione, con 30 cortometraggi finalisti tra le oltre 1000 opere pervenute anche dall'estero, tra l'altro con horror, thriller dalla Francia e dalla Spagna, quindi senza nessuna restrizione di genere. Ma non solo corti, cortometraggi appunto sono i protagonisti di questa kermesse di due giorni condotta da Monica Scattini e Andrea Dianetti, ma anche professionalità del cinema delle più svariate, non solo attori e registi, ma anche profili davvero non abituati al palcoscenico. Una gara distribuita in tre categorie: i mad short, corti del Mediterraneo, i corti sperimentali e i corti internazionali. Insomma, un'iniziativa diversa, giovane, che ha già portato a casa lo scorso anno una medaglia di rappresentanza del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Proiezione qui all'Auditorium ha anche il documentario Clarisse di Liliana Cavani, che ha appena vinto a Venezia il premio Pasinotti. E un altro cortometraggio molto importante, altrettanto fresco della mostra di Venezia, è La vita continua, prodotto da Girolamo Sirchia, ex ministro della salute, con i giovani Nicola Liguori e Tommaso Ranchino. Una storia drammatica che però sensibilizza il pubblico sulla donazione degli organi, diretto da Pino Quartullo, nel cast anche Ricky Tognazzi e Francesco Pannofino. Qual è la potenza di un cortometraggio in questi casi, a far arrivare un tipo di messaggio così controverso? Il cortometraggio è importante, come ho già detto, perché se è artistico, cioè se ha un contenuto artistico forte, è stato dimostrato che genera un'emozione ancora maggiore di quella che genererebbe uno spot qualunque o un cortometraggio pubblicitario, e quindi ancora nel cervello umano il messaggio in modo più duraturo. E quindi è importantissimo usare l'arte come veicolo del messaggio, e questo è quello che noi stiamo tentando di fare. Beh, abbiamo aderito a questa iniziativa perché è una cosa intelligente che in Italia ancora è affrontata con molta perplessità dalle persone. Quindi il nostro film, insomma, penso che serva a sensibilizzare l'opinione pubblica. Adesso ho sentito dire che comunque diventerà legge dello Stato far dichiarare le persone sul documento di identità se sono o no favorevoli all'espianto, insomma alla donazione degli organi. Comunque è un argomento molto delicato, bisogna andarci con i piedi di piombo, ma ci sono poi persone illuminate che riescono a mettere insieme delle iniziative tese a sensibilizzare. Speriamo bene.